È incredibile l'info security di Londra, perché cresce sempre e stupisce sempre. Quest'anno si aspettano più di 13.000 persone qui all'Olympia Hall, in questi 3 giorni. Un sacco di espositori, un sacco di facce nuove. Credo che ci divertiremo parecchio. Il gioco che viene fatto qui è un po' l'esempio di come funzionano le tecnologie. Probabilmente quelle palline sono quelle delle minacce prese. Quelle che non prendi sono quelle che passano. Non so se si rendono conto che questo giochino può essere interpretato in questa maniera, però a me pare proprio di sì. Favoloso. Ecco le minacce che vengono prese e tutte quelle altre sono quelle che ti rimangono nel PC. Considerando che queste due parole ricorrono in tutta la comunicazione, Next e Gen, sono due parole che rendono nervosi anche noi rivenditori, perché che tutti i messaggi debbano essere uguali a volte fa scappare un po' la pazienza, francamente parlando. Li hanno un po' copia incollati, tutti quanti in alto a destra nel quadrante di Gartner. Questo è il mio momento cattivo. Dopo pranzo sono più cattivo del solito. Uno speech interessante ho ascoltato oggi, in cui ha intervenuto Cisco e altri, riguardava i ransomware e che cosa non fare riguardo questi. Chiaramente non pagare, la raccomandazione è non pagare il riscatto, lavorare in anticipo. Al di là del fare il lockdown dell'endpoint, cosa che noi raccomandiamo da tempo, per esempio con soluzioni di whitelisting, disporre di un backup cronologico come si deve. Un backup cronologico è il minimo sindacale, si dice, ma hanno messo sul chi va là su un aspetto che gli eventi di marzo e aprile hanno portato alla ribalta, il famoso WannaCry. Se io scrivo i dati di backup su una macchina raggiungibile con protocolli tradizionali, nel caso di quel virus e il protocollo SMB, io perdo tutto. Quindi le raccomandazioni sono due, le soluzioni possibili prospettate sono due. Uno, backupare in loco, va bene, ma anche da un'altra parte, quindi con un backup online, backup sul cloud. Noi usiamo da anni uno strumento eccellente di Optanex, di cui siamo felicissimi, ma c'è un limite fondamentale, la banda. In Italia non abbiamo banda a sufficienza. L'altra soluzione è backupare in loco, ma su server non raggiungibili dai protocolli tradizionali, quindi server che vengono raggiunti tramite un software proprietario che sta in mezzo, che si parla con i server di destinazione in maniera blindata e quindi non attaccabile da attacchi tipo NFS, SMB, come quello appena accaduto. Metteremo in ampia considerazione, perché le soluzioni tra l'altro esistono già tutte e basta metterle in atto. Server Lab.